velocissimi, precisissimi per un'altra domenica da Tenne Lode con tanti, tantissimi ospiti anche questo pomeriggio. Avremo con noi Leonardo Trento, parleremo con Cristian Marchi, parleremo con Laura Cipolla e voi direte: ma chi sono tutti questi ospiti? Chi sono? Dovete aspettare solo qualche istante perché fra pochissimo li vedremo tutti qui a Tenne Lode. Rimanete con noi. Rieccoci, ben ritrovati in studio. In questo momento do subito il benvenuto alla nostra prima ospite che è Laura Cipolla. Grazie. Ciao Laura, ben arrivata. Grazie. Fammi salutare intanto un po' gli amici di squadra, i compagni di viaggio e poi ritorno subito da te. Perfetto. Ciao Antonio. Cara Laura, che dici? Com'è andata per te la settimana, Laura? Beh, in realtà io sono appena arrivata da Milano, quindi appena arrivata a casa sono arrivata qui, quindi una settimana un po', ancora gli effetti del jet lag, Lombardia-Calabria. Beh, adesso ci racconterai perché so tutta la trafila che hai dovuto fare anche per tamponi e quant'altro, per esatto. Entrare in studio e quant'altro, quindi adesso ci racconti anche che aria si vive a Milano, qual è il tuo collegamento tra la Calabria e la Lombardia e soprattutto che cosa fai di bello, perché tu in realtà rappresenti tanto la Calabria e poi sei tanto social, l'ho visto che già appena sei arrivata subito le pagine Facebook e Instagram sono andate alle stelle. Dai Laura, raccontaci sì. di te. Sì, vabbè, i social sono il mio lavoro, quindi per me è naturale ormai anche condividere tutto sui social, tutto ovviamente che poi non è mai tutto, però io mi occupo di comunicazione digitale a Milano da 10 anni ormai, da quando mi sono trasferita dalla Calabria, e dal 2016 ho deciso di aprire il mio blog di promozione della Calabria perché io lo chiamo il mio sedativo per la nostalgia, è il mio modo per sentirmi sempre a casa e fare quello che più mi piace da sempre. Quindi... Stai parlando di... Io e la Calabria? Sì, sto parlando di io e la Calabria, esatto. Quanto ti manca la Calabria però quando stai su a Milano? Dimmi la verità. Tantissimo, tantissimo, come manca a tutti quelli che ne sono lontani e con cui mi ritrovo in questo racconto, perché diciamo che con quello che condivido ci sentiamo tutti un po' più a casa. Questa è una delle cose importanti per me. In quello che allora, faccio. Mentre scorrono le immagini di io e la Calabria, ecco, analizziamo bene di che cosa si tratta. Anzi, sì. Parlacene tu un attimo. Allora, Io e la Calabria è un progetto di promozione della Calabria a 360 gradi, perché è un progetto digitale di promozione, perché cerco di raccontare un po' tutto quello che fa parte della Calabria, dalle persone, alla storia, alla cultura, i sapori, le tradizioni, i libri, la musica. Qui eravamo in escursione a Cetraro, il mio paese, qua invece a Milano con le pitticelle di fiori di zucca. E quindi cosa faccio? Io ogni volta che torno giù in Calabria, arrivo a casa mia a Cetraro, ma approfitto per girare e scoprire la Calabria ancora di più e raccontarla a più persone possibile. Sentiamo cosa ne pensano subito i nostri opinionisti. Vedo D'Amico già abbastanza... con l'occhio fisso sullo schermo, cosa ti ha ipnotizzato di più? Stavo guardando le foto, mi piacciono i colori, molto belle. La Calabria ormai, Damiano, lo diciamo tutti i giorni, anche infatti, nei videoclip allora, che abbiamo visto. In genere i social vari... tanti li usano male, almeno lei li usa come si deve. No? Domanda velocissima, che tipi di riscontri stai avendo dai turisti, ma anche dai calabresi? Perché tu comunque... Sì, esatto, io parlo, mi rivolgo a tutte e due le tipologie di persone, nel senso che ho molto a cuore la riscoperta della nostra regione per noi calabresi stessi. Sì. E poi anche delle persone che non ci sono mai state o che ci sono state magari in modo veloce, quindi in realtà la cosa che mi dà più soddisfazione è trovare un insieme di calabresi, tanti calabresi che rimangono loro stessi sorpresi, perché quello che io provo a fare è far vedere con una chiave diversa le cose a cui magari si è abituati, perché è normale quando si vive magari in un posto si fa con difficoltà uno switch mentale di vedere le cose con occhi nuovi, con gli occhi della meraviglia e della scoperta. Colori bellissimi, fatemi alzare un attimo perché oggi è una puntata abbastanza frizzante e dinamica. Per quanto riguarda la nostra Laura, ti fanno tantissimi complimenti e ti ringraziano per le foto bellissime che posti quotidianamente sui social. Esatto. Ritorniamo per concludere il primo blocco con la nostra calabrese doc a Milano, sempre meno da oggi in poi, mi raccomando. Come trovi Milano eccellenze. Oggi invece? Sì. Cioè, Mimmo ha ricordato un po' quei tempi, Milano oggi, un anno dopo? Guarda, Milano oggi e dopo è un po' come...
qualsiasi posto prima e adesso, anche perché infatti volevo approfittare di questa occasione per dire che in realtà, come si suol dire, poi ogni mondo è paese, nel senso che spesso ci lasciamo magari prendere dalle immagini che vediamo in TV e che in un caso specifico fanno vedere dei comportamenti magari poco corretti e subito, ma che sia Milano o che sia qualsiasi paese o che sia anche qua, e subito si generalizza. In realtà appunto ogni mondo è paese, c'è chi non rispetta le regole, c'è chi invece ancora soffre, c'è chi è ben consapevole di quello che è successo e che vive con la testa, quindi... Velocemente, sì. Il tuo nuovo progetto e poi ce lo ripresenterai nei prossimi giorni perché devo andare in pubblicità. Sì, il mio nuovo progetto, nel senso, si chiama Io e la Calabria, io ho cambiato nome esattamente un mese fa, io sono nata a Colovo Cetraro, Io e la Calabria adesso ha una novità, magari ne parliamo dopo, ti accenno, è una mappa digitale, una mappa di desideri. Benissimo, ne parliamo fra pochissimo perché devo andare in pubblicità. Allora, le mappe che dicevamo, le mappe digitali adesso di questo tuo progetto Io e la Calabria. Sì, è una mappa digitale della Calabria che potete vedere se andate su ioellacalabria.it. Da qualsiasi dispositivo si può desiderare di vivere la Calabria attraverso luoghi, esperienze. E allora mi raccomando amici, andate subito sull'app, cliccate, perché quando si parla di Calabria voi ma lo sapete. Fammi capire, non abbiamo solo né su filtri, app né... oppure hai fatto una, no, una digitalizzazione su Google? Quindi. No, e allora è un sito web, il mio sito web dove c'è la parte del blog con i racconti e la parte della mappa. Il quindi professore. Una mappa visibile con qualsiasi dispositivo, si può navigare e se ti crei il tuo account puoi segnare, salvare i tuoi desideri calabresi da realizzare. Laura, perfetto. Devi sapere che se abbiamo lo chef lui diventa il gastronomo, se abbiamo la persona che parla di digitale lui diventa il digitologo. Il digitologo. No, io non sono per tutto ciò che si chiama cultura con la C, certo, maiuscola. Bravo. Quindi... Prima di lasciare Laura ci deve dire una frase, prima in milanese e poi in calabrese. Oh mamma, qua siete tremendi. Ma la poverina, lasciala riposare che è stanca, quindi... Dai, una frase, due parole. Dialetto. Allora, in dialetto, il detto che insegna sempre mio papà, che è un agricoltore di quelli ecco sanizi. Perché si parte anche. Già mi piace perché ha detto che sono sanizi. Laura, sappiamo che qualche giorno fa è stato anche il suo compleanno, giusto? Esatto, è stato il suo compleanno. Gli auguri a tuo padre, quindi? No. Facciamogli, 60. Ah, gli auguri al papà o a Laura? Non ho capito. Mio papà. Ah, tu papà, facciamogli auguri al papà, tanti auguri, caro papà. Comunque, senti, papà insegna l'urto vuol l'uomo meno morto. Ok, cioè, in milanese ora la voglio sapere. Vai. Babbala luce, sai. Non ho capito niente, ma l'ha detto. Vabbè, vai su Google. Grazie. E cerca che significa. Okay. Vediamo se c'erano messaggi sia per la, Pometti Family e sia per Laura. Ci sono. Allora, vai. Laura, io ti leggo. Un saluto a Laura da Cetraro. Conosco personalmente lei e l'amore che mette in quello che fa. Racconta la Calabria che meritiamo. Nubacione, Ilenia e Gaia. Oh. Complimenti, Pometti. Laura, porta sempre avanti il tuo progetto. La Calabria è la nostra terra e tutti potranno conoscerla. Grazie. Quindi che bello. Ti seguono in tantissimi, Laura. Invece, per quanto riguarda la famiglia Pometti, abbiamo la famiglia Pometti di Lodi e l'orgoglio della Calabria. E poi Gina Parrilla ci scrive: complimenti per la trasmissione, è un piacere ascoltarvi e riscoprire insieme le bellezze della Calabria, non solo in sede ma anche esportata fuori regione nel mondo. Rosy, sei bellissima, profonda, la tua poesia toccante, emozionante. Un saluto affettuoso a tutta la famiglia Pometti e a Giuseppe Greco e a tutto lo studio. Grazie. Quindi come vedete siamo proprio in direttissima. Scrivete perché daremo spazio davvero a tutti. Io mi sposto dall'altra parte, così nel frattempo qui, come sapete, fanno il cambio dell'ospite, devono sanificare, igienizzare velocemente. Io passo dall'altra parte, saluto Laura però. Ciao, Laura, grazie. È stato davvero un piacere. Anche per me. Ti aspettiamo prossimamente e con altri posti da scoprire. Va bene. La nostra meravigliosa Calabria. Ricordiamoci sempre una provocazione, senza offendere nessuno, il calabrese per amare la Calabria la deve conoscere. Esatto. Davvero. Okay? Grazie Laura, grazie per essere stata con noi.